Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 119. L'amore di Ida per Marpessa. Un paio di episodi fa abbiamo incontrato i due fratelli messenici, Ida e Linceo. Ida o Idas, generato da Arene, moglie di Rea Fareo di Messene, è figlio di Poseidone. Come ormai il tuo orecchio si sarà abituato a sentire, Ida è un altro tra i tanti rampolli di una divinità concepito con una bella mortale. Se invece sei nuovo o nuova di queste parti, devi sapere che molte divinità trovano piacere nel congiungersi con regine, principesse, giovinette o ninfe e procreare con loro. Nel caso queste giovani donne siano sposate, i mariti di buon grado, se non con gioia, accettano il nuovo venuto. Un semidio in casa non è certo una cosa di cui doversi vergognare. Ida dunque è un semidio ed eredita dal divino padre le caratteristiche di volubilità e di passionalità nel gettarsi in un'avventura, in una battaglia o tra le braccia di una bella fanciulla. Come hai sentito nelle scorse puntate, Ida ha anche un fratello, c'è chi dice gemello, c'è chi dice più giovane, dal nome Linceo. I due fratelli stanno quasi sempre insieme e si sostengono in avventure eroiche e a volte malandrine. Come di certo ricordi, fatale è stata per loro l'ultima razzia, compiuta con i cugini spartani Castore e Polluce. In un'occasione, però, Ida affronta un'avventura senza appoggiarsi al fratello Linceo. Questo avviene quando si innamora perdutamente della bella Marpessa, principessa figlia del re Eveno. So che il termine Eveno non ti suona nuovo. Abbiamo già incontrato qualche tempo fa questo nome. Re Eveno, figlio di Ares e di una sua sposa, la bella Demonice, è talmente geloso della figlia che vuole mantenerla pura, in casa, con lui. Non vuole concederla a nessun pretendente. La bellezza di Marpessa decorerà la sua reggia e accompagnerà i suoi giorni fino alla fine della sua vita. Ufficialmente, come si può ben comprendere, questa motivazione non è conosciuta da nessuno. Nessuno immagina come il re possa essere così morbosamente attaccato alla figlia. Per questi giorni antichissimi è d'uso che per accedere a una principessa si debba affrontare una prova il più delle volte mortale. Perciò è normale che la mano della bella Marpessa sia garantita in premio a chi riuscirà a sconfiggere Re Eveno in una gara di corsa coi carri. Il bellicoso e semidivino re pare, ahimè, imbattibile. Una lunga fila di teste tagliate, infilzate su delle lance, decora in modo macabro le mura della città. I molti pretendenti alle grazie della bella principessa sconfitti hanno perso letteralmente la testa a causa del loro amore per lei. Il terribile re li ha fatti decapitare uno ad uno alla fine della corsa. Ida non si perde di certo d'animo. Innamorato della bella principessa, forte del suo essere anch'egli un semidio figlio di Poseidone, è convinto
di riuscire a sconfiggere l'imbattibile re nella sua stessa gara di corsa. Ida è disposto a rischiare la propria vita pur di avere la mano di Marpessa. A complicare una situazione già spinosa giunge Apollo, il quale, notate dall'alto dell'Olimpo la avvenenza e la grazia della bella Marpessa, è rimasto invaghito della fanciulla. Anche lui perciò vuole partecipare alla gara, certo di poter superare qualunque essere umano o semidivino gli si parerà dinanzi come avversario. Ida non ci sta. Marpessa, colei che ha belle caviglie, deve essere sua. La notizia che Apollo intende gareggiare per vincere la mano della giovane non fa retrocedere di un passo il figlio di Poseidone. In effetti, Ida pensava di avere già la vittoria in pugno, soprattutto perché il dio del mare, suo padre, gli ha donato allo scopo un carro provvisto di ali. E Veno non ha alcuna chance di superare un tale mezzo. Apollo però è altra storia. Una gara con lui terminerà certamente con la vittoria del grande dio e questa è un'opzione che Ida non vuole nemmeno considerare. Bisogna trovare un modo per gabbare Eveno ed Apollo. Ma come fare? Come fare? Beh, quel mariuolo di Ida, abile canaglia, è presto nel cogliere l'opportunità di una occasione, l'apertura della corsa. L'uso è che la principessa si affacci sul terreno di sfida e sfili dinanzi ai carri dei concorrenti. Raggiunto il suo luogo di osservazione della gara, la principessa siederà sul suo trono e la corsa potrà avere inizio. Non appena la dolce Marpessa fa capolino sul campo di gara, non appena i suoi dolci piedi sfiorano il polveroso terreno davanti al suo carro, Ida fa la sua mossa. Prima ancora che Eveno ed Apollo riescano a realizzare quel che sta avvenendo, con un balzo Ida scende dal proprio carro, si avvicina a Marpessa e, guardandola fissa negli occhi, ficca le pupille nelle sue con un sorriso ammaliatore. Con il muscoloso destro la cinge al fianco, la solleva da terra e la pone ritta in piedi sul suo carro. Mentre Eveno spalanca la bocca per la sorpresa, Ida, briglie in mano, fugge via e prende il volo. Tutto è accaduto in una frazione di secondo. La folla, assiepata per assistere alla gara, presa nel godere dei preparativi, non si è ancora accorta di nulla. Eveno, che stava sistemando le briglie, ripresosi, salta sul suo di carro e immediatamente si precipita all'inseguimento. Quando raggiungerà i fuggitivi, farà a pezzi quell'impudente che ha osato compiere un'azione tanto inattesa quanto irrispettosa. Anche Apollo si getta all'inseguimento e i suoi cavalli veloci guadagnano terreno recuperando lo svantaggio. Eveno, a terra, si vede sempre più distaccato. Quando realizza che mai e poi mai riuscirà a raggiungere il carro di Ida, ferma la sua corsa. Con le lacrime agli occhi e con una terribile rabbia nel cuore, Eveno decide di porre fine alla sua esistenza. Uccide i suoi amati cavalli, c'è chi dice per punirli di non avergli concesso di vincere ancora una volta, e si tuffa con pesanti pietre nei vestiti nel fiume Licorma, che da quel giorno prende in memoria il suo nome. Il fiume Eveno, ora forse ricordi, è quel fiume che Eracle attraversa a nuoto e che la sua fresca sposa Deianira cerca di attraversare traghettata dal centauro Nesso. Ti invito ad andare a cercare quegli episodi ormai lontani nel tempo, ma che ancora rimangono tra i miei preferiti. Sono gli episodi 48 e 49.
Ida vola con la sua bella marpessa al fianco. Tra i due è scoccato qualcosa. Ida lo sente e lo percepisce. Marpessa non è per nulla spaventata, anzi, saldamente si tiene al corrimano del carro e il suo sguardo ora fissa in avanti verso il cielo, ora si bea dell'avvenenza virile, forte e muscolosa del suo rapitore. Ida si accorge che Marpessa scruta anche indietro. Il carro di Apollo sta raggiungendo i due fuggitivi. Ida si avvede di come Marpessa sia lusingata di sentirsi desiderata anche dal dio Apollo in persona. Un fuggevole mezzo sorriso le è apparso sul volto. Ida non la biasima per questo. Come si può resistere al dio più bello fra gli dèi? Allo stesso tempo, però, cedere l'oggetto del suo desiderio non rientra nei piani di Ida. Velocemente vira verso terra, in uno spiazzo libero da alberi e rocce, perfetto per una lotta corpo a corpo. Atterrato, pone Marpessa al sicuro e, stringendo i pugni, attende che lo stesso Apollo tocchi terra. Non ti cederò l'amore di Marpessa, Apollo. Ella deve essere mia. E Apollo? Non ho intenzione di perdonare la tua alterigia che ti spinge a sfidare un vero Dio e a lottare contro di lui. Non hai possibilità alcuna contro di me, figlio di Poseidone. Quando avrò finito con te, a malapena non rimarrà che il ricordo del tuo nome. Immagina la scena. Un semidio alto, forte e muscoloso che si avventa su un Dio dalle forme perfette e quasi delicate, di un giovane che si affaccia alla maturità. La potenza muscolare dell'uno è compensata dal potere divino dell'altro. Contrariamente a quanto si aspetta Apollo, la lotta si prolunga e davanti agli occhi sgranati di Marpessa i due se le danno, come si dice, di santa ragione. Eppure ella sorride. Quale donna mortale potrà mai vantarsi di essere così contesa da figure così gloriose? Chi non sorride è Zeus. Scendere alle mani tra divinità per una mortale va al di là della sua sopportazione. Interviene e, tirando metaforicamente le orecchie ad entrambi, lascia il destino della loro passione nelle candide mani della bella Marpessa. La giovane, che in cuor suo aveva già deciso, sagacemente evita di disgustare il perdente e con accorte parole esprime il suo rinunciare ad unirsi con Apollo. Anche se l'onore sarebbe di certo di gran pregio, una relazione di una mortale con un dio avrebbe sicuramente una breve vita. Nello sfiorire della giovinezza, Apollo non troverebbe interesse nel rimanere con lei. Marpessa cerca un compagno che con lei percorra la strada della vita e che a lei rimanga vicino quando il suo bel crine si illuminerà dei colori dell'argento. E costui non può che essere Ida. Apollo, ancora una volta, si allontana sconsolato, volando verso l'Olimpo. Come ricorderai dai racconti che hai ascoltato su di lui, questa, diciamo, forzata lontananza dall'amore è spesse volte una sua caratteristica. Apollo non è nuovo a debacle come questa. Ida e Marpessa si uniscono in matrimonio e da loro nasce Cleopatra Alcione, la bellissima e devota sposa di Meleagro. Ida, che è suocero di Meleagro, partecipa con gioia nelle terre di quest'ultimo alla mitica battuta di caccia al cinghiale Calidonia. Le imprevedibili conseguenze di questa battuta portano alla morte di Meleagro stesso e al suicidio per disperazione della cara moglie Cleopatra. Trovi questa magnifica storia in una delle puntate dedicate a Meleagro e alla vergine cacciatrice, l'insuperabile Atalanta.
Tornando a Ida, partecipa con Linceo al viaggio di Giasone alla ricerca del vello d'oro. In seguito porta battaglia a Misia, in Asia Minore, ma ne esce malconcio. Telefo, il figlio di Eracle, lo sconfigge e lo obbliga alla ritirata. Come ho ricordato all'inizio di episodio, l'ultima avventura di Ida, la razzia delle mandrie contese con i Dioscoli, si conclude tragicamente per il semidio figlio di Poseidone. Zeus folgora Ida per porre termine alla lotta ingaggiata con Polluce. Ida sta per avere forse la meglio sul figlio di Zeus, e questo, nell'equilibrio gerarchico del cosmo, non può accadere. Ida muore prima di poter dimostrare che qualcuno può superare in potenza la prole di Zeus. Marpessa, che non può sopportare il rimanere sola senza il caro consorte, alla notizia della sua morte decide di seguirlo nell'Ade, senza por tempo in mezzo, col pensiero rivolto al marito. Marpessa, sorridendo, si toglie la vita. Messene non ha più un re, né eredi. Sul trono si insedia Nestore, uno dei più saggi tra i re greci e il più anziano tra loro a partecipare alla guerra di Troia. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.